Ovviamente ha fatto ma sono bella, offeso, una bella ragazzi. Notizia. No, Samba l'ha perdonato in diretta stasera. Anche perché sennò gli e c'era, ospite della serata alla diretta del GF in studio con Alessia Marcuzzi. C'era. Ma quindi tu lo vedi tu? Sì, sì, l'ho seguito. Ma sì, là, lo vede, fa l'intellettuale. Lo confesso, l'ho visto seguito al bar. L'ho seguito al bar. Sono un appassionato del GF. Attenzione, allora. Invece tu ti piedi sul divano, direbbe uno. Sì, sì. Tu ti piedi sul divano, Guido Mera. Sì, sì, lo seguo, lo seguo. Il vecchio Guido Mera. Ci passo volentieri lunedì sera dentro al letto con la mia ragazza a vedere il GF. Allora tu dentro il letto con la tua ragazza. Cioè noi non ti abbiamo insegnato niente. Nonna Pantella. No, nonna perché nonna Pantellas è un'app, può diventare anche un'app. Beh. L'applicazione Nonna Pantellas si applica durante la pubblicità. Ah, non è vero, io sono diventato tecnologico, quindi ho capito app. Ok. Vabbè, sentite una cosa, ragazzi, io vi vorrei ricordare con questo streaming audio qualcosa che è successo alle Olimpiadi di qualche anno fa. Non lo vedo ancora pubblicato, aspettate un secondo. Se vi dico Steve Bradbury e vi parlo di pattinaggio in velocità sul circuito. Sono finite pure le Olimpiadi invernali a parecchio, però intanto. Vabbè, sì, però. Mi ha fatto una bella figura come nazione, abbiamo vinto tante medaglie. No, non abbiamo vinto assolutamente niente. Ma nessuno dei nostri sarà mai come Steve Bradbury. Dopo, per chi non ha mai visto il video su YouTube di cui vi proponiamo l'audio, pochi che non lo sanno, andatelo a cercare su YouTube. No, vabbè, però glielo spieghiamo poi, se ce lo vogliono cercare su YouTube, se sono così diciamo fancazzisti, ecco, da andare su YouTube a vederselo. No, noi ragazzi, cioè qui allora qui c'è, diciamo, adesso vi spiego bene. Al vostro microfono ci sono i tre che sono sul podio del fancazzismo rusticano, ma proprio ripeto, a livello professionale, proprio qualcosa di esagerato, altamente pericoloso: Alessandro Raimo, Davide Di Carlo e Alessio Ozimo. Ecco, siamo qui, questo è il trio. Vabbè, col Millone che c'è ronza dietro. Col Millone che c'è ronza dietro. Perché non ce lo cioè, ma come fai? Millone, fai un saluto come Cristo comanda. Anzi, lo sai che mi devi dire? Steven Bradbury. Come? Alza la voce. Steven Bradbury. Come? Steven Bradbury. È quello. Oh, è quello. Tu chi sei? Ricordalo al microfono. Millone. Oh, grande. Fai un saluto a Roma, Radio Roma Futura. Ah, sì. Saluto a Radio Roma Futura. Sì, tutti zitti perché lo dobbiamo campionare. E il nostro direttore sa perché dobbiamo campionarlo, per quel progetto di cui ho parlato già con lui la settimana scorsa. La stanza lunga se sta litigando. No. E allora, Millone, hai capito che cosa devi dire? Come Figarra e Picone, ci saluta Figarra e Picone. Solo qui un saluto a Radio Roma Futura. Un saluto a Radio Roma Futura. Futura Roma. A Radio Roma Futura. No, deve iniziare, aspetta, zitti. Un saluto a Radio. No, tu ti hai paura. A Radio Roma. Allora, aspetta, l'ultima volta, però devi alzare la voce. Fammi sentire com'è la voce tua alta. Fai di Alessandro. Ancora più alto, Alessandro. Ok, così. Saluto. Un saluto. A Radio Roma. Futura. Radio Roma. Grandissimo! Non ci sei capito un cazzo, Corbillone, perché è così. Benedetto. E se è venuto a noi, teniamo l'ultimo pezzo di come l'ha detto. Benedetto sia, io lo campiono. E deve essere la prima cosa che si sente la mattina quando si sveglia il mega direttore. Adesso metto le Olimpiadi, Steve Bradbury, mai dire gol. Facciamoci un po' due risate. Occupiamoci della favola di Steven Bradbury, è successo alle Olimpiadi. La farsa. Nella specialità short track. Anton Ono, Marc Gagnon, diciamo, fortissimo. Questi sono i quarti di finale. Il presente e il passato.
poi Naoya Tamura, sono tutti fortissimi, siamo nei quarti. A parte Bradbury che sembra essere un gradino sotto, gli altri tre se la giocano, quindi Bradbury non è bravo. Era sfavorito, insomma, era un po' una pippa. In effetti è ultimo Bradbury, è quarto. Manca un giro alla fine, i primi due vanno nella semifinale. Bradbury terzo, quindi niente, eliminato sembrerebbe. Povero Bradbury, in effetti era sotto. Squalificato Marcagnon. Ah, hanno squalificato uno, Marcagnon, che non è questo. Bradbury. E quindi viene quel vai in semifinale. Incredibile. E tutti vorranno, certo. Non è... Botta di culo. È qui ed è alla corda, 1000 metri. Semifinale. I primi due vanno in finale. I primi due su cinque. Vai, è già ultimo. È partito malissimo. Patina malissimo. Fuori dalla lotta. Ha già un secondo di solo Steve Bradbury. Però... Già fuori dalla lotta, infatti. E guarda, attenzione, due giri alla fine. Bradbury è sempre ultimo. Certo. E davanti, guardate. Adesso è quarto. Però è sempre ultimo. E terzo e secondo. Secondo va in finale. E vai in finale. Una grande favola. È arrivato in finale il brutto anatroccolo Steven Bradbury, australiano. Guardatelo, esulta anche. Come se fosse merito suo. Grandissimo. Beh, che bella favola. Finisce qua, giusto? No, poi c'è la finale. Ah, vabbè, poveraccio. Chissà che figuraccia. Mamma americana, papà giapponese. Parte la finale. Questo è l'idolo locale. Favorito. Si limiterà a vincere. Si limiterà a vincere o stravincerà? Si limiterà a vincere, dice Diego Cattani. Vediamo. Attenzione, guardate la partenza di Bradbury, ovviamente ultimo. Ma come si muove male? Ma proprio lento. Sembra uno che se l'è fatta un po' addosso. Anche sì, anche un po' puzzolente sembra. Ultimissimo già al primo giro. Attenzione, due giri a fine, Bradbury è stra-ultimo come al solito. Doppiato. Gli altri si danno battaglia. Ultimo giro. Lui è fuori, peccato. L'idolo locale gomitata, un altro. Comunque è arrivato e cade uno, ne cade due, ne cade tre, ne cadono quattro. E vince la pippa australiana. Non ci credo. Il più grosso scandalo sportivo della storia. Ma poi l'hanno rifatta, dai. No, ha vinto lui. Ma non è capace. Lo so. No, dai. Medaglia d'oro, veramente incredibile, ha vinto lui l'australiano, eccolo qui. Passata, guardate questo che cerca di rimontare la fine, ma ricasca come una pera, come fosse Ercolino, incredibile. La prossima volta partecipo anch'io. Allora, un campione olimpico, un campione dell'olimpico o un campione olimpico della pietra viola? No, olimpico perché lo stadio. Olimpico è lo stadio, quindi sto poraccio di Steven Bradbury, che poi molto di poraccio, però è uno che ha la medaglia d'oro delle Olimpiadi, ragazzi. È un signore che partendo dai quarti di finale ha vinto tutte le gare, tutte le batterie davanti nel pattinaggio, perché tutti quelli prima di lui sono cascati. Tra l'altro lui rispetto agli altri era imbarazzante. Ecco, adesso scusate, c'ho il computer che mi si è intasato perché c'è il buon Alessio che vuole salutare la sua ragazza. Dici come si chiama? Saluta. Ecco qua. È il millone. Ragazzi, il millone purtroppo ci ha fatto un danno, giusto così per essere simpatico. Ne è uscito lì. Davide, dai una mano per favore, cerca di recuperare il ragazzo, perché io penso che ormai c'è rimasto poco da recuperare. Rimettiamo tutto a posto la situazione, ma che è meglio. E passiamo a qualcos'altro, però una musica stavolta, perché voglio dare una velocità in più a questa trasmissione, qualcosa che mi fa un po' ci vuole un po' di verve, deve essere un po' più veloce, un po' più anche divertente per chi la fa, come diceva Alessio. Non sbaglio, Gigi. No, che Gigi D'Alessio. Io adesso come metto Gigi una canzone che vi fa sentire male, qualcosa che serve per farci prendere un po' di adrenalina, anche se è lunedì sera. I Queen, We Will Rock You, su Radio Roma Futura. Come? You big disgrace.
and all over the place singing, we will rock you. A big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it! We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. Siamo tornati in diretta sulle frequenze, tra virgolette, perché ricordiamo la nostra web radio, però sulle frequenze di Radio Roma Futura. Io adesso, come se Davide mi consente, se sì. Vuoi posso, ecco qui la circolare numero 13 ter del Comitato Centrale di Via di Cimone, a firma Massimo Biante, il Duca Conte, direttore clamoroso, dove ci dice che in questa radio, come d'accordi telefonici, questo lo salto, Miss, in questa radio, Radio Roma Futura, non è possibile parlare della Roma, pena l'espulsione dalla radio, da Roma, dall'Italia, dal mondo. Ok, va bene. Allora, riceviamo questa direttiva dall'arciduca comandante, clamoroso, perché è sempre clamoroso, e vediamo Davide che sta cercando di cambiare i dischi. Sì, cambio i dischi, è tutta cambio musica dischi. Anni 90, non so se si sente. Millone siede. È appena passata l'armonica e elettronica. Cerchiamo di capire se il millone riesce a sedersi senza spaccare qualcosa. Attenzione, appena spento una sigaretta all'interno del posacenere. Tanta carta. Una spenta una, 5 secondi. Che cosa è successo? Dici millone. Devi andare in bagno. Vai in bagno. Vai in bagno. Guarda, come dice il 15° articolo bis, tu puoi andare in bagno. So quattro porte, però ci arrivo. Dai ragazzi, allora, veramente, di che cosa vogliamo parlare? Perché ci abbiamo ancora un po' di tempo. Io mi devo svegliare solo fra 5 ore, perché domani è il mio primo giorno di rinizio dal lavoro, quindi dovrei andare a dormire. Però adesso, siccome mi sono incastrato in questa avventura, mi sono auto-incastrato anche... con dolo, è una cosa che ho fatto con Provini, Grande Fratello 2012. Ma no, ma dai, lo sai qual è il problema dei Provini? Si dice tiki tiki quando parliamo. Lo sai qual è il problema dei Provini del tiki tiki? È che praticamente ti fa ridere se veramente vedi il video. A proposito di Provini, avete mai visto il video dei talenti incompresi degli X-Factor? No. Bellissimi. C'è un cantante rock molto incompreso che... Forse ho capito quello. che ha anche il coraggio di dire a Maionchi che... Non ci capisce niente. Che ci capisce niente. Io intanto... Grande, la Maionchi è forte, È un personaggio. È animalesco, e più o meno, più o meno, secondo me te mena proprio. Sì, no, più o meno l'interpretazione è questa. Secondo me lei non ha mai ascoltato il Dream Theater. È vero, grande.
No, Davide, tu stai cercando di capire che cosa ho capito anche quello. Ho appena scaricato. Perché poi succede spesso, non queste cose, ma comunque succede sì, spesso che poi se sbagliano. Questa è bella, perché fanno casino. Qui ci vedo proprio.